Una volta si diceva che gli uomini dovevano puzzare, adesso invece abbiamo la dimostrazione pratica che gli uomini si lavano, si devono profumare, quindi non lasciano cattivi odori, a volte lasciano cattivi ricordi, però almeno non lasciano il tanfo. Senti Vladimir, ma il tuo segreto per la tua bellezza, perché sei sempre più bella, qual è il tuo segreto? Il frigorifero, reparto surgelato, la notte dormo dentro la cella frigorifera. Allora prendiamo l'esempio e ascoltiamo bene quello che ha detto Vladimir, perché la cosa più importante è non essere in pace con se stessi, questo è il segreto vero della bellezza, perché ti assicuro che ci sono delle donne che magari non sono così belle da un punto di vista canonico, ma che hanno un bel rapporto con se stesse e quindi con gli altri, che risultano comunque delle donne, se non bellissime esteticamente, almeno molto affascinanti e attraenti. Io credo che quella molto più importante, perché quella che si porta poi con dei anni, no? Ragazzi, non ricordiamo che ci sono tantissime attrici, Marilyn Monroe, altre, che non erano felici nonostante il fatto che fossero belle e famose, quindi non è tutto nella vita. Allora, il tuo programma futuro? Il mio programma, comincerò una tournée teatrale, è uno spettacolo di teatro danza che si chiama Male di Luna, che faremo un tour di tutta la Basilicata. Ah, bellissimo, è il spettacolo teatrale con Eva Grimaldi? Quello proseguirà a Livorno e a Napoli. Allora facciamo un grandissimo in bocca al lupo per Vladimir, che sta intraprendendo questa sua carriera teatrale. Grazie a te, complimenti per il colore dell'ombretto, molto grazie bello. Grazie tesoro, un bacione. Nella veste della presentatrice, la veste è una sottana rossa dietro, trasparente davanti, con una collana di moschino, orecchini di arance, e sono qui con la mia intervistata, deviata speciale per il Gilda, per noi, con voi, su di voi, dentro di voi, Marianella. Una presentazione del genere è rara, onestamente. Allora, dove compri il lucidalabbra? Dove compro il lucidalabbra? In profumeria. Ecco. Ti sei fidanzata? Sono molto fidanzata, con un uomo. Con un uomo? Che banalità, questo non è da gossip. No, scherzo. Chi è il fortunato? Il mio uomo si chiama Geppi, fa l'attore di teatro. Ma certo, il cerchio si chiude, ragazzi. Allora, oddio, mi è tornato tutto alla mente. Tutti i gossip dell'estate. No, ma che gossip? Io ho vissuto questa cosa. Ho visto, Geppi è un bravissimo attore, l'ho visto in questo spettacolo che si chiama Le Cinque Rose di Jennifer. Ecco, allora io devo premetterti una cosa, che quando l'ho incontrato, la prima volta che l'ho visto, gli ho visto fare Le Cinque Rose di Jennifer. E io mi sono innamorata di Jennifer. Perché subito. Vabbè, però dopo sei stata male dopo aver visto questo spettacolo. Dopo è forte, è uno spettacolo. Ammazza. Cioè io. Ricco di contenuti. Ma vabbè. Cello è un grande bravissimo attore, un genio. E lui ha fatto questo spettacolo insieme a
È Gennaro Canavacciuolo. Canavacciuolo, bravissimi tutti e due. Io ero la prima, però mi sa che tu non ancora eri fidanzato, fidanzata con lui. Non ero solo lui, no. Lui stava con Deborah ancora, io ero seduto vicino. Stavo nella casa quando lui ha fatto la sua. Esatto. Era ancora rinchiusa, poi mi hanno fatto uscire ed è successo il danno. E infatti io poi ho vissuto tutta questa cosa e poi ho rincontrato Deborah in un bar e abbiamo parlato di un po' di questo, perché Deborah ci ha molto sofferto di questa cosa qui. Me lo immagino, anche perché è successo tutto all'improvviso, credo nella loro vita e nella vita di lei, perché era tutto molto pianificato, il loro rapporto, il loro lavoro, 5 anni di amore, di convivenza. Ma io penso che nel momento in cui succede che una persona rimane colpita e gli si cambia la panoramica davanti, non riesce più ad essere quello che era una volta. Ed è successo anche a Deborah quando ha incontrato Geppi. Geppi era sposato, aveva una moglie e un figlio. Lui per l'amore di Deborah ha lasciato la famiglia. Quindi immagino che lei ne abbia sofferto come credo ne abbia sofferto all'epoca la moglie di Geppi. E come penso che ho sofferto io, perché io ho avuto una stessa storia che mi è andata così. Purtroppo che si deve fare? Perché è capitato... Però adesso si è ripresa le emozioni. Lei mi ha detto che un po' Geppi la schiacciava, cioè... lei viveva, aveva anche un po' smesso di lavorare perché era molto schiacciata dalla grande personalità di Geppi. Perché lei, almeno quello che mi ha detto, poi sai, su ogni donna un uomo fa un effetto diverso, però lei mi ha detto che su di lei aveva un effetto un po' schiacciante, cioè che lei non pensava un po' più alla carriera, adesso ha ricominciato a pensare anche alla sua carriera. Sai, allora, Geppi è un uomo con una grande e forte personalità. Io credo anche questo, che dipende dal carattere che hai. Allora, io sono una persona che sono abituata ad essere estremamente indipendente, ho sempre provveduto a me stessa e mai nella vita mi sono abbandonata a un uomo completamente, perché forse sono cresciuta con una responsabilità verso me molto forte e non riesco a farlo. Nonostante che ci sia un grande amore, un grande rispetto e una grande volontà di stare con lui, mi scontro proprio da questo punto di vista, perché voglio che la mia vita professionale resti tale, anche se poi magari farò delle cose con lui, mi consiglio con lui, mi consulto con lui, poi però lui... tendo a fare questo. Lui, se ti piace il teatro, non so se tu hai ispirazioni teatrali. Accidente, io sono... ho sei anni di studi alle spalle prima di entrare nella casa, per questo che a me piace Letizia, perché ho delle cose in comune con lei e fra le altre cose nel mio stesso letto, è incredibile. Allora ti faccio tanti auguri, perché penso che lui da questo punto di vista ti possa dare dei buoni consigli, perché è molto bravo.